Bentrovati alla sesta puntata di Equus Mondo Galoppo che apriamo dedicandoci agli Stati Uniti, da dove ci parla Paolo Romanelli. Insigne dermatologo, erede della dinastia dei Regoli e soprattutto brillante firma di Equus Trotto and Tarfa. Ciao Paolo, bentrovato. Grazie Filippo, buonasera a tutti da Miami, Florida. Sabato 11 giugno, proprio sul canale di Equus, il 260, che ogni sera a partire dalle 18 vi propone le corse americane in esclusiva, abbiamo trasmesso in diretta le Belmont Stakes. La 154esima edizione di questa corsa interessante, terzo appuntamento della Triple Crown, la triplice corona americana, ha radunato a Belmont Park oltre 46.000 spettatori paganti e l'edizione 154 delle Belmont Stakes è stata vinta da Mo Donegal con un tempo ufficiale di 2:28 e 28 sul miglio e mezzo, vale a dire 2.414 metri in sabbia, davanti alla compagna di scuderia Nest. Per la gioia dell'allenatore Todd Pletcher e del proprietario Mike Ripoli, insomma una bella soddisfazione, due cavalli ai primi due posti di questa prestigiosa corsa. Paolo, insomma una bella soddisfazione per Mike. Mike Ripoli, questo imprenditore giovanissimo, 53 anni, miliardario o bilionario, ha piazzato due suoi cavalli, tutti e due in comproprietà, però insomma tutti e due, la grossa parte sua, ai primi due posti. Mo Donegal primo e la femmina Nest seconda. Una felice accoppiata di scuderia che ha anche origini italiane, perché c'è una storia dietro al cavallo che è arrivato secondo, è vero? Vuoi raccontarcela? Sì, la cavalla che è arrivata seconda, Nest, nasce da una... dalla femmina molto buona da IP Indy, che si chiama Marion Ravenwood, che è stata allevata da un altro italo-americano, Leonardo Riggio, proprietario della importantissima catena di librerie Barnes & Nobles. E Leonardo Riggio aveva comprato la mamma a un'asta americana per più di 2 milioni di dollari e la mamma l'ha allevata a Leonardo Ciampoli dell'azienda agricola Sant'Uberto in Cerrecchia, noto proprietario italiano. La mamma si chiama Andujar e non era stata considerata adatta alle corse italiane, quindi messa in vendita in Francia, Yearling, comprata da un francese, corso in Francia un paio di volte, poi vista da un americano, trasferita negli Stati Uniti. È stata anche questo, che è stata trasferita sulla sabbia, e sulla sabbia si è distinta molto al punto di essere poi venduta per più di 2 milioni. Ma si può andare ancora più indietro di una generazione, perché la mamma di Andujar è Nureyev's Best, che Leonardo Ciampoli ha acquistato di persona alle aste di Kinla November, a firma Narvik International, Emmanuel de Seru, che era accanto a lui per un po' di consultazione. E Nureyev's Best, naturalmente figlia di Nureyev, veniva da un semi-dispersal del grandissimo Allen Paulson, il proprietario di Cigar, Yazeri, quindi grandissima qualità. E questa grandissima qualità, insieme alla grande intuizione di Leonardo Ciampoli, si è vista anche sabato a Belmont con una femmina che corre nel Test of Champions, la grande corsa dei maschi su 2.400 metri della pista di Belmont, e arriva seconda. Hai citato un tuo amico, Emmanuel de Seru, ma hai familiarità anche con il proprietario di Mo Donegal, Mike Ripoli,
che è un newyorkese nato nel quartiere del Queens, se non erro, se non vado errato, e aveva già sfiorato le Belmont Stakes nel 2011, 11 anni fa, con un cavallo dal nome suggestivo. Se Steve Jobs amava ripetere "Stay hungry", no? Per dire "siate affamati", intellettualmente, diceva Steve Jobs, questo cavallo con cui Mike Ripoli aveva sfiorato le Belmont Stakes 11 anni fa, aveva un nome evocativo. Come si chiamava? Stay thirsty, proprio il biglietto da visita di Mike Ripoli, che è un giovanissimo, 53 anni, nato nel 69, fantastico imprenditore italo-americano, newyorkese, come hai detto giustamente, nato nel Queens, un quartiere asiatico italiano di New York, e ha lavorato per qualche anno nelle industrie di vendite di bibite analcoliche, poi ha deciso di fondare la sua personale azienda chiamata Glasso e ha cominciato a vendere Smart Water, Vitamin Water e queste due bevande, grazie a una fantastica operazione di marketing e anche sicuramente alla validità del prodotto, hanno tolto una grossa fetta di mercato alla Coca-Cola. Con i teenagers, con i ragazzi, con i giovani. Coca-Cola si è un po' preoccupata e ha visto che insomma, i ragazzini bevevano più vitamin water della loro bevanda storica americana e quindi nel quartier generale di Atlanta della Coca-Cola hanno deciso di acquistare la Glasso di Mike Ripoli. Hanno dato 4,1 bilioni di dollari, per questo viene chiamato billionaire negli Stati Uniti, ma miliardario per l'Italia. Mike Ripoli, a quel tempo ancora più giovane, ha pagato il suo socio, il biochimico, ha pagato i vari conti con le banche, perché chiaramente era un giovane imprenditore, quindi si fidava del suo intuito, ma aveva bisogno di capitali alle spalle. È rimasto più o meno con 2 milioni netti e aveva scuderia di cavalli a vendere, perché come ha detto, questo suo sogno è durato 40 anni, da quando era un ragazzino andava a Aqueduct, alle corse, andava a Belmont e quindi sognava di vincere Belmont Stakes. E quindi con la Glasso aveva questa piccola scuderia di cavalli a vendere e con i 2 bilioni netti, con i 2 miliardi di dollari netti, ha cominciato a comprare gli yearling molto più costosi. Un particolare curioso, forse carino, anche la moglie, vista questa improvvisa grossa ricchezza, probabilmente avrà cominciato a comprare gioielli, case, e lui ha chiamato alcuni suoi cavalli Stop Spending. La moglie si chiama Maria, che lei è italoamericana, e Stop Spending My Money Maria, tutto attaccato perché non c'è spazio nei nomi, nelle regole di mettere nome ai cavalli. Stop Charging Maria, che è stata una cavalla buonissima dal gruppo 1, e Always Shopping, sempre facendo spese. E questo, insomma, è un po' un particolare interessante, divertente di questo grandissimo imprenditore, Mike Ripoli. Mike Ripoli, penso che sia simpaticissimo da quello che ci stai dicendo, Paolo. Portacelo per favore qualche volta in trasmissione. Saremmo onorati di averlo ospite. Ricordiamo che stay thirsty vuol dire proprio siate assetati. Insomma, non era un caso che avesse scelto questo nome. E io l'ho incontrato più volte, Mike Ripoli, anche recentemente alla Pegasus, siamo parlati in 5 minuti, ma una volta abbiamo parlato a lungo in una farm di Ocala e mi ha chiesto delle corse in Italia, mi ha chiesto del derby italiano, mi ha detto che gli piacerebbe vincere il derby italiano. Abbiamo parlato a lungo della sua nonna Assunta, al quale era molto molto legato, che purtroppo è scomparsa da qualche tempo, non molto, 90 anni, nonna Assunta, originaria della provincia di Avellino. E poi abbiamo parlato anche del Sassicaia, perché lui è un grande amante del vino Sassicaia, e da buon italo-americano ha questa tradizione di fare la cena familiare della domenica alle 6 del pomeriggio, un po' presto probabilmente per l'Italia, ma alle 6 del pomeriggio della domenica raduna tutti i parenti che possano andare da lui e fa queste cene tipiche con cibo italiano e con vino Sassicaia.
E per questo vorrei anche dire che alla Belmont Stakes, come fa sempre, ha portato 70 ospiti fra parenti, il padre e la madre, il padre faceva il cameriere, la mamma faceva la sarta, tutti e due emigrati italiani, la piccola figlia Gioia, del quale è orgogliosissimo, chiaramente la moglie Maria, Stop Spending My Money Maria, e 70 ospiti che ha festeggiato ampiamente perché il sogno di vincere le Belmont. In sella a Mo Donegal c'era il fantino che vedete alle mie spalle, il 29enne portoricano Irad Ortiz, e il fantino arrivato secondo in sella a Nesta era proprio il fratello di Irad, José Ortiz. C'è una buona scuola di fantini portoricani negli Stati Uniti, vero Paolo? So che c'è una scuola panamense e ci sono tanti latini, fantini latini negli Stati Uniti, è vero? Sì, verissimo. Negli Stati Uniti i fantini di origine centro-sudamericana fanno da padrone. Irad Ortiz, come detto, è portoricano come il fratello José che montava Nest, quindi sono arrivati primo e secondo quei fratelli. Infatti, subito dopo l'arrivo si vede José, il fratello più grande, che per quello che può, il 5 al fratello più piccolo, Irad, che ha vinto, sono tutti e due portoricani. La scuola di Panama è la più rinomata, la Fit Finchay Junior è stato il più grande fantino della scuola di Panama. Poi adesso c'è un fantino fortissimo anche dalla Repubblica Dominicana che si chiama Joel Rosario, e Angel Cordero è un fantino fantastico del Centro America, ha ritirato, adesso fa l'agente, e poi Velasquez, il vecchio Velasquez, il giovane adesso, che non hanno relazione di parentela, però Johnny V, John Velasquez, che montava per Todd Pletcher prima, adesso sono questi giovani emergenti, come appunto Irad Ortiz, che vincono e hanno più monte. Castellano, Javier Castellano è un venezuelano, quindi c'è una fortissima tradizione centro-sudamericana per i fantini degli Stati Uniti. E gli italiani come se la cavano? The Italians. Gli italiani se la cavano bene, Rispoli ha fatto molto bene in California, poi aveva pensato di trasferirsi a New York, ha fatto una piccola parentesi in Kentucky. Ha pensato che non andava così bene come in California. E purtroppo negli Stati Uniti non è facile anche per i campioni spostarsi in un altro circuito e improvvisamente avere tutte le monte. Il numero dei partenti è limitato a 10-12, in ogni circuito ci sono quei 5, 6, 7 fantini che montano sempre. E se vuoi montare gli altri cavalli a 20 a 1, a 30 a 1, la vita è un po' dura. Quindi Rispoli è tornato in California, dove subito è andato benissimo di nuovo. E quindi continuerà sicuramente a far bene. Cioè, tra un po' comincia la grande riunione estiva di Del Mar. È arrivato mezza testa, ci ho parlato la scorsa settimana, è a Monmouth, nel New Jersey, ha montato una corsa, mi hanno chiamato due allenatori, Anthony Margotta, che conosco, e poi un altro, Andy Simoff, che ho visto alle aste, tutti e due mi hanno detto che lo metteranno su. Sarà un po' dura anche per lui, però se resiste, ce la farà. Vorrei velocissimamente dire in 5 secondi che nell'85-86 io ero in California e Lanfranco Dettori, o Frankie Dettori, come tanti lo chiamano, è stato per 2 anni a Santa Anita a lavorare tutte le mattine da Richard Cross e altri allenatori e non ha mai montato. Quindi questo per dire, Lanfranco Dettori non trovava monte, quindi è dura, però se uno resiste può fare come Lanfranco Dettori. Ce l'ha detto suo papà Gianfranco Dettori in una delle puntate precedenti, ricordando che come lui stesso Gianfranco Dettori avesse cambiato assetto, prendendo spunto dai fantini americani e statunitensi già alla fine degli anni 60, negli anni 70 aveva cambiato un po', dato il là un po' qui in Italia, il nuovo assetto, l'assetto americano, e ci aveva detto che aveva mandato Lanfranco proprio negli Stati Uniti perché non gli piaceva l'assetto originario, quindi l'aveva mandato negli Stati Uniti. È una bella scuola quella statunitense allora, Paolo, proprio una bella Certo, scuola. una monta più sdraiata sul cavallo, più aerodinamica, staffe più corte, forse anche un po' più difficile, però è interessante.
La settimana scorsa ad Ocala sono andate in scena delle interessanti aste che tu, Paolo, hai seguito. Ocala è una città della Florida che è nata apposta per i cavalli. Ecco, ricordaci come è nato questo centro che ha visto la luce una cinquantina d'anni fa e poi parlaci di queste aste, insomma, come sono andate queste aste di Ocala? Sì, Ocala, come hai detto giustamente, è nata proprio per i cavalli perché un costruttore di autostrade, Carl Rose, costruiva l'autostrada 75, la Interstate 75, che è una grande arteria autostradale che va da nord a sud, va fino in Kentucky, e mentre passava da Ocala, mentre mettevano le fondamenta dell'autostrada, ha scoperto che sotto questi prati verdi, bellissimi, rigogliosi, c'era una vena acquifera con tanti minerali di fosforo e di calcio. E siccome era già allevatore di cavalli, ha detto che questo sarebbe un posto bellissimo per allevarci cavalli. E quindi è partito Carl Rose e dopo di lui sono arrivati altri. E pur con il complesso del Kentucky, che negli Stati Uniti chiaramente il bluegrass, hanno la targa, le macchine del Kentucky con i cavalli, Kentucky vive di cavalli e di bourbon, e si sono creati un loro spazio a Ocala, e quindi anche con genealogie non così particolarmente appariscenti o tanto neretto, hanno vinto Kentucky Derby, Belmont Stakes, Preakness, Breeders' Cup, e poi si è formata una società di aste, le Ocala Breeder Sales, con i primi 10 investitori che hanno messo $100.000 a testa. Adesso quelle azioni valgono 10 milioni a testa, e quindi hanno messo insieme queste aste. Le aste più importanti, ci sono tre tipologie di aste: le yearling in ottobre, 11-12, l'allevamento a gennaio, ma soprattutto i breeze up. I breeze up cominciano a marzo, aprile, giugno. E breeze up, per le caratteristiche climatiche di Ocala, dove si possono tenere i cavalli fuori tutto l'anno, si possono allenare tutto l'anno, hanno un grande successo. E l'ultima delle tre aste breeze up, tutte multimilionarie, si è svolta appunto la scorsa settimana, martedì, mercoledì e giovedì. È andata molto bene anche questa, come le precedenti. Hanno fatto un movimento totale di poco meno di 27 milioni, che ha migliorato il record precedente, che era stato stabilito l'anno scorso, con 24 milioni, poco più di 24 milioni. Quindi il record di movimento totale, top price a $725.000 per una fila di Uncle Mo. Forse quello che l'ha comprata mercoledì aveva pensato che un filo di Uncle Mo, McGonagall, avrebbe vinto le Belmont Stakes. Per l'appunto l'ha comprata un proprietario di Bob Buffett. Bob Buffett, come sapete, è squalificato, ma ricomincerà a allenare dal 2 luglio e quindi prenderà anche questo top price da Uncle Mo delle aste di giugno di OBS Ocala, $725.000. Paolo è anche uno dei soci fondatori di Miami Hip, una realtà nata proprio con l'intento di portare in Italia cavalli di Ocala, ma non solo, perché c'è un cavallo che ha vinto venerdì al debutto, un vostro cavallo, Tequila Piccante, che non è stato preso ad Ocala, ha convinto. Dove potrà arrivare? Ma dove potrà arrivare non lo sappiamo, per adesso siamo molto felici di questa vittoria al debutto, vittoria che da molti è stata sottolineata come abbastanza impressionante. Non sappiamo chi ha battuto, però ha perso completamente la partenza, poi si è rilassato e poi ha fatto uno scatto e se n'è andato e ha vinto molto agevolmente. Il cavallo è stato acquistato alle aste di Fesic Tipton di ottobre, in Kentucky, a Lexington, è un'asta che secondo me è molto favorevole agli acquirenti perché è l'asta di fine anno, non ci sono molte riserve, anzi nessuna, e l'idea di Miami Hip appunto è di comprare cavalli americani, correre in Italia, e questo dovrebbe dare anche un po' di cosiddetta exposure, un po' di visibilità al galoppo italiano, perché quando vince un cavallo americano all'estero ne parlano, infatti di Tequila Piccante ne hanno parlato su TDN, Facebook, Tipton, e quindi questo è un po' il nostro scopo, di divertirci. Viviamo
i nostri soci, pensiamo io, pianta stabile, ma l'avvocato Piero Salussolia e Luca Gattai, imprenditore viareggino, passano molto tempo a Miami, quindi siamo in questa zona, per noi è facile andare a Ocala o in Kentucky, però nello stesso tempo siamo italiani e amiamo l'Italia e il galoppo italiano e quindi siamo felici di poter correre in Italia, creare indotto, creare un po' di visibilità e soprattutto anche essere vicini al nostro allenatore Agostino Affè, che riteniamo un validissimo professionista. Sentiamo che cosa hanno detto proprio i tuoi soci, Piero Salussoglia e Luca Gattai, qualche giorno fa. Li ho intervistati all'IDINO di Viareggio. Abbiamo finalmente dato alla luce la parte grafica degli NFT che Miami Hip produrrà, coinerà, minting nel prossimo futuro. Noi vogliamo emettere tre serie di NFT, e quindi la serie numero 1, la serie numero 2 e la serie numero 3. E vorremmo emettere 333 grafiche per ogni serie e quindi emettere complessivamente 999 NFT. Quindi i cavalli, come vedete, sono uno diverso dall'altro ed ogni rappresentazione grafica delle 333 rappresentazioni saranno leggermente diverse una dall'altra, nei colori della coda, nei colori della pancia, eccetera. L'unico colore che non cambieranno sono i colori della giubba, perché quelli sono i nostri colori. La giubba l'ho pensata il giorno di Natale di 2 anni fa, mentre eravamo a Boston a visitare nostro figlio, e quindi abbiamo scelto i colori che sono classici della chiesa nel giorno di Natale, c'è cioè il rosso, il giallo, e poi abbiamo inserito un marrone che c'entrava poco con la chiesa, ma a noi piace molto quel marrone. E quindi di lì ho creato questi colori che dopo l'abbiamo trasformati con l'aiuto di Romanelli in una giubba che è stata poi dopo approvata e che quindi è quella che i nostri fantini indossano. Prossimamente noi coniamo questi NFT. Gli NFT verranno messi in vendita prima in quello che si chiama Family and Friends ad un prezzo scontato di 750 euro. Dopodiché verrà fatto il drop su una piattaforma che può essere OpenSea o un'altra piattaforma equivalente, in cui verranno messe in vendita al pubblico a 1000 euro. Come vi ho detto, questi NFT pensiamo di coniarne 999 e speriamo di venderli tutti, speriamo vivamente di venderli tutti. Al netto delle spese, questi proventi ci serviranno per comprare 3 cavalli. Probabilmente alle aste di Ocala in autunno. Questi 3 cavalli, con gli introiti generati dalla vendita degli NFT, ci darà la possibilità di acquisire dei cavalli molto più importanti di quelli che abbiamo comprato con le nostre forze nell'ultimo anno, e quindi speriamo di ottenere, basato anche sui risultati che abbiamo ottenuto quest'anno, speriamo di ottenere grandi, grandissimi risultati nel prossimo anno. Gli NFT vengono trattati sulla blockchain, il che significa che sono acquisti quasi sicuri, anzi completamente sicuri, perché vengono garantiti da un'operazione prima e un'operazione successiva. Quindi, che cosa ti dà diritto l'NFT, a parte la grafica che vedete alle nostre spalle o una grafica simile? Ti dà diritto secondo quello che lo smart contract definisce. Quindi noi abbiamo intenzione di dare il 50%, un 333esimo del 50% dei premi e il 50% di un 333esimo della plusvalenza sulla vendita del cavallo. E questi sono gli aspetti finanziari. Dopodiché, qualsiasi persona che abbia comprato un NFT ha il diritto di partecipare alle corse, andare al tondino con il fantino, con l'allenatore. Noi abbiamo un ottimo allenatore, Agostino Affè di Roma, e accompagnare il cavallo al tondino, portare la sella, farsi fotografare con il fantino, farsi fotografare con l'allenatore. Ma in più, qualsiasi corsa a cui i nostri cavalli parteciperanno, equivalente al derby o superiore di importanza al derby, estrarremo per ogni serie 3
fortunati vincitori, i quali avranno il biglietto pagato per partecipare alla corsa e verranno invitati a pranzare con l'allenatore. Venerdì a Napoli un vostro cavallo dal nome evocativo ha vinto una corsa interessante, convincendo, vero Luca? Sì, finalmente con Tequila Piccante, l'ultimo acquisto alle aste in Kentucky, abbiamo ottenuto un grande successo con un grande cavallo e una grande vittoria come debuttante. Infatti noi siamo qui a celebrare la nostra vittoria con la Tequila Piccante in onore del nostro cavallo vincente. E Tequila Piccante sarà anche il cocktail che lanceremo quest'estate al Lidino. Evviva! Viva! Il nome Tequila Piccante ci è venuto in mente una sera, una cena, in un ristorante a Miami, dove si beve tequila piccante, e di lì, quando Paolo ci ha chiamato, che lui era in Kentucky, ha detto: ragazzi, ho comprato un nuovo cavallo. Di lì immediatamente lo chiameremo Tequila Piccante. Tequila Piccante in onore a uno dei nostri cocktail che faremo per promuoveremo quest'estate allo stabilimento balneare, al bagno di Tequila. Il cocktail che Luca ed io beviamo con tanta passione in un locale molto conosciuto di Miami Beach che si chiama Casa Tua è una margherita piccante. Ma non volevamo chiamare il cavallo Margherita, non ci sembrava opportuno chiamare un bel cavallo da corsa, bello come appunto Tequila Piccante, chiamarlo Margherita. E perché l'abbiamo chiamato Tequila? Tequila è maschile, difatti si dice un tequila, non si dice una tequila. E quindi per questo abbiamo voluto chiamarlo Tequila Piccante, sottolineando che è un bel maschio. Paolo, ci è venuta sete vedendo questa bella ragazza che preparava la tequila piccante per i tuoi soci Piero e Luca. Grazie Paolo. Grazie a voi e complimenti per questa ottima trasmissione. E grazie a Equos. Grazie a Paolo Romanelli e grazie anche a voi cari telespettatori. L'appuntamento con Equos Mondo Galoppo è per la prossima settimana. Arrivederci.